Ciao a tutti ragazzi, sono Carly o Eke Carly e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Questo è il mio primissimo video da sola, dove registro, cioè solo io, cioè da sola. E sono un po' emozionata perché ho appena aperto il canale e a proposito, lasciate un mi piace per supportarmi e iscrivetevi al canale. Come primo video di Minecraft ho pensato di giocare a un mondo totalmente vanilla in survival, ovviamente. Quindi in questo video andremo a creare la mia primissima casa. Come molti di voi ricorderanno, tanto tempo fa, in un mondo fatato, nel canale di Kendall avevo registrato un video dove vi mostravo il mio mondo che ho creato con i miei amici. E purtroppo quel mondo è andato perduto, ho visto che l'avete chiesto molti nei commenti. E ho intenzione un po' di rifare e riprendere alcune cose e di riportarle in questo nuovo mondo che chiameremo... Mondo di Carly. Mondo di e che Carly è più carino. Difficoltà normale, così se mi esplode un creeper accanto siamo a posto. Creiamo il nuovo mondo. Dobbiamo sperare che il seed sia bello, altrimenti dovremo camminare giorno e notte per cercare un posto carino. Allora, come prima cosa, ovviamente, come tutti i veterani di Minecraft sapranno, persino i noob, la prima cosa da fare è... farsi una casa per la notte. Quindi iniziamo, lo faremo... faremo una casetta molto semplice, però carina. Semplice ma carina. Signori, direi che sia giunto il momento di iniziare con la carneficina. Come faceva il buon vecchio Bear Grylls. Non credo. Sto pensando dove mi convenga fare la casa. Se lì, in quel punto lì, oppure un po' più... qua, in zona collina. Adesso ci penso. Intanto accoppiamo anche queste mucche. Poverine, mi spiace, scusa. Va bene, per evitare sofferenze varie uccideremo anche questa mucca. Vieni qua. Un'ora per uccidere una mucca. Lasciami stare. Io propongo di fare una casa un po' rialzata, tipo palafitta. Non so come possa venire, non sono un architetto, ma ci proveremo. Non mi è sembrato di vedere pecore nelle vicinanze. Ciò significa che non avremo un letto stanotte. È un problema. Ok, in mezzo a questi due tronchi che ho fatto... lo so che sono brutti, ma giuro miglioreranno. Volevo metterci delle scale, quindi una cosa che va su. Sa che sto un po' sbagliando i calcoli. Qua adesso faremo una bella piattaforma. Poi raga, qua non vi preoccupate, tolgo, faccio un bel sentierino. Lo rendo carino, lo prometto. Anche a voi capita mai quando fate... quando fate le piattaforme... di perdere il conto e dover contare gli stessi blocchi tipo 80.000 volte. No, il sole sta calando, io non ho fatto niente. Ok. Calma e sangue freddo, anche fame. Dunque, io ne approfitterei, visto che abbiamo un po' di cuoio, per fare i piedini. Stra inutili, perché sono stra inutili, però è qualcosa. Mi fa troppo ridere. Una giornata intera per fare quella... no, stammi la larga. L'avevo scambiato per un creeper. Oddio, no. No. Ok, all'attacco, all'attacco. Va bene, all'attacco, all'attacco. Ok, forse è stata un po' troppo azzardata come mossa. Voglio l'osso! Lasciatemi stare! Vi prego, lasciatemi stare, lasciatemi stare. Oh no. Oh no, il creeper. Oh no. 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 Lasciatemi stare. Ufficialmente chiuso al pubblico. Qua non salirete. Continuiamo la nostra costruzione. No. Perché ho gettato l'ascia? Perché? Chi l'ha detto? Oh Maddalena, quanta gente che sta arrivando. A me basta che non arrivi lui e siamo a posto. Bambina, aiuto. Dopo aver passato la notte sottoterra come i nabbi, siamo pronti per ricominciare più forti di prima e continuare la nostra piattaforma. Allora, l'idea era quella di
fare una piattaforma con un balconcino, qua dopo verrà tutto chiuso con una recinzione, e qua dietro invece fare la casetta. Questa è l'entrata della casa. Adesso il tetto è ancora da finire, un po' anche qua le pareti non sono ancora finite, però questo è come volevo farla io, in questo modo. Ve la faccio vedere anche al piano di sopra, anche se non c'è molto da vedere perché ovviamente è vuoto. Ho fatto una sorta di gradino qua. Qua si entra e voilà, ci ho messo 100 anni per questi tronchi, però ne è valsa la pena, direi, ce l'ho fatta. Anche qua per risparmiare un po' questi tronchi ho provato a sostituire con questo. L'effetto è carino, mi piace. Allora, direi che abbiamo concluso la casa. È stato veramente difficile, devo dire, un parto. Ci ho messo 100 anni, non sono più abituata a giocare a Minecraft come vecchi tempi. Questa è l'angolo esterno, non vi dico il tetto. Che casino che ho fatto, infatti. Vabbè, però mi piace l'effetto un po' storto che ha. È carino, mi piace. Ve la faccio vedere. Faccio vedere tutta l'angolazione. E per me è carino l'effetto così, un po' tetto rotto, casa antica di legno. E vi faccio vedere l'interno. Non c'è granché, però è giusto per darvi un'idea. Ecco qua, magari dovrei aggiustarla. Ok. Allora, questa è l'entrata. E voilà, dentro non c'è granché, magari quello lì dovrei anche toglierlo. Scusate, mi sono dimenticata questi piccoli dettagli. Ok, questa è la nostra nuova casetta. Poi nel prossimo episodio provvederò a decorarlo un pochettino dentro, adesso è solamente per concludere la casa. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Se così è stato, lasciate un mi piace per supportare il canale. E niente. Da Carly è tutto e ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Ciao!